Buonasera a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento qui su Yo-Kai Watch 3. Ragazzi, credo che siamo entrati nel vivo della fase finale di questa storia pazzesca, davvero lunghissima. Siamo qui al circo perché le storie di Freik, di Luna, di Nathan e di Luna finalmente si sono unite e quindi sono entrambi negli USA. Luna ci ha detto di andare al circo perché non vedeva l'ora di vederlo, quindi andiamo subito da lei. Mi raccomando ragazzi, tantissimi pollicioni in su per supportare questa serie. E noi andiamo, eccola lì, che è tutta che guarda da una parte e dall'altra. Non ha mai visto una cosa del genere. OMG, guarda quella tenda, gli usavi una giganterrima. Qui negli USA è tutto più grande, anche le porzioni di cibo. Vuoi calmarti un attimo? Stai andando a razzo. Come posso mai star calma davanti a tanta spettacolare meraviglia? Beh, noi già ci siamo passati dal momento in cui scopriamo il circo. Tipico comportamento da turista. Non mi sembra molto saggio lasciarla girare da sola. Sarà meglio guidarla in giro. Dici davvero, oh Freik, che caruccio che sei. Non illuderti, non fai parte del nostro gruppo. Come possiamo entrare a far parte? Ci vorrebbe una piccola prova, così da dimostrare che ne siete all'altezza. Cosa, un'iniziazione? Ci sto, lasciate fare a me. Una determinazione non ti manca. Ascolta bene, siamo sempre in cerca di nuove avventure. Trova una pista che ci conduca alla prossima avventura e sarai dei nostri. Se vuoi un consiglio puoi prendere ispirazione dalla rivista Fancy Death. Beh, sì, noi sempre ci ispiriamo a Fancy Death. La rivista del mistero Fancy Death? Forse non ne hai mai sentito parlare, ma c'è un blog molto interessante che ne parla. L'autore è davvero un genio! Oh mio Dio, non so dove guardare, da una parte o dall'altra. L'autore è proprio Luna. E lei a scrivere quel blog. Oh, per caso Luna dovrebbe sapere tutto di... Di? È incredibile! È vero, quello è il tuo blog? Oh sì, è un passatempo, scopro notizie interessanti nel pubblico, che sarà mai? Non ci credo, dimostralo. Portaci una copia di Fancy Death che non è stata ancora pubblicata online. Sarà un gioco da ragazzi, a Valdoro se ne trovano a bizzeffe. Prossima tappa, agenzia investigativa. Super! Quindi adesso cambiamo. E infatti dobbiamo passare a Luna per continuare. Il fiammocchio è proprio qui, quindi per fortuna possiamo andare velocemente da una parte e dall'altra. Vai! Cambia! Allora, la squadra... fino adesso non potevo controllare appunto se Luna e Freik avessero la stessa squadra. La squadra sembra identica. Quindi a questo punto metterò solo un'unica squadra per entrambi. Mi sembra la cosa più opportuna da fare, sperando che non ci siano di nuovo dei cambiamenti. Quindi cambia un pochettino la grafica e direi che questa qui comunque va bene per entrambi. Ci sono... ci potrebbe stare Yusapion, visto che adesso siamo con Luna. Sono un po' indeciso se metterlo, onestamente, quindi per adesso non lo mettiamo. Magari poi dopo magari la sistemiamo un po'. Per adesso la lasciamo così. Per adesso preferisco tenere un po' di roba così come ce l'avevo di già. In realtà ho intenzione di cambiare forse anche un Barbenkrudel. Ah, vero, qui siamo di notte. No, ma che, io vado... ma che nella stazione? Ma scherzi? Togliti tu. Io vado assolutamente dal Traspec. Traspec, cioè, molto più veloce. Perché ho trovato Reale di Manzo, che praticamente fa la stessa cosa di Barbenkrudel, solo che di un rango superiore, quindi ha delle statistiche un po' migliori. Quindi sono abbastanza... indeciso. Allora, devo andare nella investigazione, nella sede. Andiamo. Via, let's go. Qui è di notte ovviamente, quindi dobbiamo stare un po' attenti perché qui ci potrebbe essere il terrore onirico. Ok. Pam, pam, pam. E allora soci, dobbiamo trovare una copia di Fancy Death, altrimenti farò una figuraccia, quindi qualche idea? Non sai neanche da dove iniziare? Hai qualche consiglio da darmi? Blanta? Fammi pensare. Potremmo provare a scriverlo dalle richieste? Potremmo specificare che accettiamo copie di Fancy Death come pagamento? Sembra un'ottima idea, facciamolo. Mi basterà pubblicarlo sul sito e non ci resta che aspettare. Quindi, missioni chiave? Forse, non lo so. Vediamo un po' se è arrivata qualche missione. E allora, ci sono nuovi incarichi per noi, Blanti? Ne abbiamo ricevuto uno che offre una copia di Fancy Death come pagamento. Perfetto, super. Non ci resta che portare a termine l'incarico e avremo quella rivista. Non ci ferma nessuno. Ok, è il momento delle missioni chiave. Yes. Allora, completa le missioni chiave e ottieni il Fancy Death. Va bene.
Allora, abbiamo una missione chiave che è questa. Lascia fare a Servix. Un American Yokai. Ah, ok, come si comporta qui a Valdoro? Infatti stavo dicendo, se è American non è qui a Valdoro, forse sono mischiate le missioni. E invece no, è proprio questa qui, è l'unica. Direi di sì. Quindi accettiamola. Yes. Ok. Salve. Benvenuta da Lupion, investigatore del mistero. Dici pure di cosa hai bisogno e ci metteremo all'opera. Oh, cari, sono venuto qui per studiare l'arte delle cameriere di Valdoro. Vorrei saperne di più, così da poter offrire un miglior servizio. Non sapevo neanche che a Valdoro ci fosse un'arte delle cameriere. Pare che qui siano particolarmente attente all'impiantamento e alla presentazione. Ah, giusto! Qui in zona il caffè Aureliet è uno dei rinomati, dei più rinomati per queste piccole attenzioni. Ma che bello, allora a Valdoro anche nei caffè è importante la presentazione. Potresti aiutarmi a trovare lavoro lì, mia cava? Lavoro? Ci pensiamo noi. Seguimi, il caffè Aureliet è proprio qui a Scintillia. Sì, ci siamo già stati. Non so se assumono yokai, ma ripeto, ci siamo già stati durante una missione molto particolare, se vi ricordate, dove noi stesse, in qualità di Luna, abbiamo lavorato lì. Se vi ricordate, sì, è stata una cosa molto particolare. Comunque, bene, la missione è qui vicino, quindi sono abbastanza contento di non dover fare avanti e indietro chissà dove. Ehi tu, togliti. Ah, ok, la porta era accanto, volevo entrare dalla finestra per caso. Eccomi, per favore, fatemi lavorare qui. Ho tutte le qualifiche necessarie, vi prego. Potresti incantare una cameriera? Wait, c'è un piccolo problemino. Essendo tu uno yokai, i clienti non riusciranno neanche a vederti, figurarti ordinare. Io sappia una ragione. Ci sono. Potrei lavorare io al posto di Servix. Come dici? Servix può incantarmi, così farà esperienza. Beh, potresti farlo anche non su di Luna, ma su quell'altra cameriera, per esempio. Sembra proprio che faccia il caso mio. Ti ringrazio, possiamo cominciare quando vuoi. Ok. Salve, le do il bentornato. Cercate personale? Non sei un po' troppo giovane per voler già lavorare? Beh, ecco, volevo solo fare un po' di esperienza lavorativa. Capisco. Va bene allora, così, subito, e vai! Si trova lavoro facilmente qui a Valdoro. Per prima cosa facciamo un giro del locale. Fantastico, grazie. Fammi sapere quando vuoi iniziare. Beh, io voglio iniziare adesso. Quindi andiamo. Ehi tu, ma sei abbastanza larghetta per lavorare in un posto così frenetico, è strano, vuol dire che stai sempre ferma? Pronta a lavorare come cameriera? Non potrei andartene fino a fine turno. Oh mio Dio, ok, è tutto pronto. Sembra una minaccia. Pista a pennello, sembri fatta per questo lavoro? Dici davvero? Grandioso. C'è un déjà vu praticamente. Ci sono delle espressioni specifiche per riferirsi ai clienti? Fammi pensare. Ci rivolgiamo sempre ai clienti dandogli del lei. E in ogni caso devi essere sempre gentile e gioviale. Questo lo sanno tutte le cameriere. Ce la metterò tutta. Ecco un cliente che si guarda intorno. Ecco un cliente. Tocca a te, Luna. Dai il benvenuto al cliente e accompagnalo al tavolo. Farò del mio meglio. Andiamo, veloci. Dai il benvenuto all'avventore. Eccolo. Adesso cosa dico? Grazie per aversi scelto. Salve, le do il benvenuto. Che piacere rivederla. Chi lo sa se c'è mai stato qui? Manteniamoci classici. Salve. Voilà, ciao. Sto posto serve cibo a tutto vol. Ma io non ho detto questo. Dammi il solito, fra. Ma questo non è il club. Ma che dici, Luna? Sei butta fuori di una discoteca. Adesso cosa dico? Ah, quindi. Dammi il solito. Quindi forse c'è già stato qui. Però non lo so. Facciamo grazie per aversi scelto. Lasci che le dia il benvenuto. What? Ma non ho scelto questa cosa, eh? E questo è il caffè Aureliete? Cosa fai, Luna? Ma. Vabbè, allora che piacere rivederla. Le diamo il benvenuto, sono Luna la. Ma non ha senso! Io scrivo una cosa e lei ne dice un'altra. Vabbè. Ah, finalmente! Che fra sospettare? Il caffè Aureliete mi fa sentire a casa. Potresti ripeterlo, Luna? Certo. Ripetilo. Va bene. Grazie, Luna. Ok. Ottimo, Luna. Al terzo tentativo su tre, cliente felice, carriera felice. E vai. Bene, ora vai a prendere l'ordine del cliente, per favore. Oh mio Dio, questa è la cosa più difficile che mi possono chiedere, ovvero ricordarmi
cosa vuole. Infatti io non lo farei mai. È pronto per ordinare? Sì, certo, vorrei. Ah, omelette con riso, ciambellone, tè al limone. Ok. Ok, omelette con riso, ciambellone, tè al limone. Ciambellone e tè al limone fanno anche rima, quindi ok. Certo. Come piatto principale, omelette con riso. E come dolce, ciambellone. E da bere, tè al limone. Signori. Yes. Sì, sì, siamo sicurissimi. Sono abbastanza sicuri. Grazie, Luna, sembra delizioso. Quindi... quindi che cosa vuole? Ah, giusto, l'arte delle cameriere. La soffice omelette si sposa perfettamente con il riso, creando una sinfonia di odori e sapori deliziosa. Ma che serve? Grazie mille, mi hai fatto venire l'acquolina in bocca. Che delizia. Meraviglioso, sorride ogni boccone. Vorrei poter offrire un servizio del genere. Quindi è questa l'arte delle cameriere di Valdoro. Sono sorpresa. Bene, un altro incarico portato a termine con maestria. Ottimo lavoro, Luna. C'è un'ultima cosa da fare. Cosa sarebbe? Qui al Caffè Aureliete offriamo un servizio unico nel suo genere. Oh, questa devo sentirla. Qui giochiamo a sasso carta forbici con i clienti. E se vincono, possono farsi una foto con le cameriere da tenere come ricordo. Offrite anche foto ricordo? Certo, e il tuo cliente ha chiesto espressamente una foto con te. È un po' strano come richiesta, cioè come cosa. Ma vabbè, ok. Geniale. Meglio non far aspettare il cliente. Andiamo presto. Quindi devo giocare a sasso, carta e forbice. E se per... ok. Sei stata davvero una cameriera eccezionale, Luna. La ringrazio per aver aspettato. È pronto? Andiamo sul palco. Sul palco addirittura. Devo avvertirti, sono un esperto di sasso, carta, forbici. Ovvero un gioco tutto di fortuna. Vincerò io. Buona fortuna. Sasso, carta, forbici. E io faccio di nuovo sasso, così lo prendo alla sprovvista. Forbici. Ho vinto. Ma non avevo fatto sasso. E lui ha fatto forbici. Quindi ho vinto io. No. Vabbè. Sta cosa è stata un po' strana. Cheese. Ah, ok. Era... lui ha detto forbici per completare. Sasso, carta, forbici. E poi magari lui avrà vinto perché... vabbè, ok, ha vinto. È stata davvero una giornata meravigliosa. Grazie per la foto ricordo. Sono contenta che si sia trovato bene. Torni pure a trovarci quando vuole. Ok. Bel lavoro, Luna. Vorrei che prendessi questo come premio per la tua professionalità. Che c'entra con un maid cafe? L'app meteo? Bella. Ma dove hai lasciato l'educazione? Su Giove? Sconigliata. Non è un'app meteo qualunque. Guarda bene. È l'edizione delle Sailor Belle. Le paladine delle previsioni mie... oh mio Dio! Le previsioni meteorologiche delle Sailor Belle. Come hai detto? Le Sailor Belle. Non sapevo se ti sarebbe piaciuto o meno, ma prendila pure. Piaciuta? Le Sailor Belle sono tutta la mia vita. Un regalo geniale. Davvero? Evviva. Grazie, MG. Che sorpresa. Che giornata eccezionale. Un incarico adatto a te, non c'è che dire. Adesso dammi il fancy death. Dammelo subito. Ti ringrazio molto, è stata un'esperienza davvero preziosa. Mi ha portato alla mente ricordi di quando ero una giovane cameriera alla villa. Hai lavorato in una villa, galattico. Quanti ricordi, forse dovrei tornarci. Ah già, la villa in questione è nominata in questa rivista. Fancy death numero 11. Grazie. È stato davvero piacevole passare del tempo con te, ho imparato molto, cioè un po' di tutto. Per esempio, senti qui, eh? Ascolta bene. Mangia l'omelette. Il riso è una sinfonia di odori e sapori. Ma quel tizio ci sta guardando. Si è fermato lì davanti e ci siamo noi che parliamo con uno yokai. Quindi lui non lo può vedere e stiamo parlando da soli. È molto inquietante come cosa. Servix dovrà fare ancora un po' di pratica. Va bene, comunque, lasciamo fare a Servix. Completato! Yes! Galattico! Grande! Sì, esperienza. Adesso entrambe le missioni, sia di Frank che di Luna, danno esperienza alla stessa squadra. Quindi saliremo molto più velocemente. Cameriera, è per il nostro yokai. Gira la ruota. Dammi qualcosa di interessante. Ok, un secondo premio. Una medicina disgustosa. Che però va bene.
Puoi continuare con la storia, quindi cosa devo fare? Devo passare con Freca o devo continuare con Luna? Non devo fare niente perché fa tutto da solo. È mia la nuova uscita di Fancy detta qui nelle mie mani. Galattico, ce l'abbiamo fatta. Chissà che faccia faranno i nostri amici Freca e Pinco Pallino. Come on, partiamo a razzo verso gli USA e godiamoci lo spettacolo. Buon viaggio, fate attenzione. Grazie, Blanti. In effetti andiamo tipo da Baldoro agli USA, che sarà mai? Uff, un viaggetto da niente. C'è lo specchio qui davanti che ci porta direttamente lì. Sì. Allora, Casa Celesti, Torre Magnifex, stazione. No. Devo andare. Momento. Monte Selvoscura no. Campo Fiorito. Mi sa che devo andare qua. Andare dal signor Bellavista. Ok. È un po' più macchinoso rispetto a Freak, che può andare direttamente alla Yopul. Ah, forse devo sbloccare con Luna. Adesso lo faccio. Adesso lo faccio. Dove sto andando? Devo sbloccare alla Yopul il Traspec, in modo tale da poter andare velocemente lì, invece di fare questo giro. Ok. Perché mi pare che l'ho fatto solamente con Freak, quindi ecco il motivo per cui non c'è... Non c'è niente. Andiamo, Luna. Andiamo alla Yopul. Perché tutta la parte alla Yopul l'abbiamo fatta nei panni di Freak. Quindi ci sta. Ok, vediamo se è qui. Credo che... Ok, l'abbiamo fatto. Vabbè. Credevo dovessi sbloccarlo, ma ho sbagliato che non ho letto che c'era un Traspec qui alla Yopul. Oppure... lo devo comunque sbloccare o non si può fare. Non lo so, mio Dio. Comunque. Ehi là. Ora dovrebbe essere notte qui. Poco importa. Ragazzi, chi vuole vedere l'ultima uscita di Fancy Death? No way, non è uno scherzo. Dai qua, fa vedere. Prego, prego, guarda e stupisci. Non c'è trucco, non c'è inganno. Allora, ho passato la prova. Sono un'iniziata. Che storia, non ci posso credere. Guarda qua, Freak. Fammi vedere, voglio vedere. Sono io il fanatico della rivista. Ragazzi, la mia prova. Fancy Death è proprio una rivista incredibile. Ehi, allora, la mia prova. Ah, già, diamine, sì. L'hai passata, congratulations. OMG, OMG, OMG. Ora, la sottoscritta Luna fa parte del gruppo Togherrimo. What, che cosa? E col suo arrivo inizia una nuova avventura per Wyatt e Freak. Luna, potresti lasciar perdere la narrazione in terza persona? E poi non dimentichiamo nulla, eh? La tua nomina ufficiale nel gruppo, ready? Oh, sono pronta. Bene, allora. Oh, capitano, mio capitano. Ti nomino ufficialmente parte del nostro gruppo d'avventurieri. Io, compagna d'avventura di Freak, il solo e unico Freak. Che mi son perso? Cosa non lo sai? Sembra un tipo ordinario, ma è una leggenda. E in effetti, almeno la scuola. Una volta ha dimenticato i pantaloni della tuta. Non sono certo di voler sentire il continuo. Comunque ora che sei dei nostri, hai accesso alla nostra base segreta. Base segreta MG, che aspettiamo, andiamo. E quant'è gasata Luna. Invita Luna alla base segreta. Ah, siamo tornati automaticamente nei panni di Freak. E giustamente qui siamo di notte, quindi... sì, ci sta. Beh, il problema in realtà negli USA è dormire, perché c'è la notte degli zombie. Mentre a Baldoro ha anche un po' più senso. Il problema è andare in giro di notte, perché c'è il terrore onirico, quindi è più pericoloso. Mentre qui siamo tranquilli. Cosa potrebbe mai succedere negli USA di notte girovagando? Non mi dice più che ho lo zaino pieno, forse perché unendo i due inventari è diventato più grande. Ci può stare, perché altrimenti sarebbe davvero troppo piccolo. Vabbè, quante monete arrugginite. Quel Traspec è sveglio, quindi l'abbiamo svegliato. Ci mancherebbe. Quanti oggetti! Una sfera mega utile, molto molto utile. Ogni due passi c'è un oggetto. Arachidi caramellate non sono proprio quello che volevo. Attenzione, perché adesso con Tomnian e Luna, che può andare negli USA, anzi può tornare anche a Baldoro, possiamo ottenere anche quello che volevamo, ovvero il suo panino. Chissà, chissà se serve questo come ultima prova per dimostrargli che siamo degni della sua amicizia. Chissà. Comunque,
OMG, non ci credo, una vera base segreta. Abbiamo anche a Zatter a disposizione. Non per vantarci, ma l'abbiamo costruita con le nostre zampe. Abbiamo un'unica regola, gli adulti non devono sapere. Certo, nessun problema. Yeah, bene, è il momento di prepararci per la nostra prima avventura come trio. Dove andremo stavolta? OMG, la mia prima avventura negli USA. Dunque, Luna, hai presente la tua copia di Fancydead? Sveleremo il mistero riportato al suo interno. Consultiamo Fancydead. Ah, su questo numero ci parla di Poltergeist. Poller che? Poltergeist, invisibile entità simile a spiriti. Sembra proprio interessante. Secondo Fancydead ce n'è una strana infestazione proprio qui ad Arachidia. Davvero? Dove sono? A nord di Arachidia Orientale, in una vecchia villa del quartier Lattuga. O almeno così c'è scritto. Great, allora lì andremo. Cisto! I fantasmi esistono. Le prove. Ok. Va bene, attiviamo questo. Ma ovviamente lo faremo nel prossimo episodio. Allora, io farei una cosa. Così come ho detto proprio un istante fa, noi questa missione la faremo un'altra volta. Però vorrei fare una cosina. Ovvero passare a Luna, andare negli USA. Sempre se lo posso fare. Proviamo adesso. Spero proprio che me lo faccia fare. Sì, me lo fa fare, va bene. Ok, quando passo a Luna mi porta direttamente qui. Bene. Allora, andiamo a prendere lo Gnam Burger a Baldoro per portarlo a Tomnian. Così facciamo tutto in questo episodio. Ok. Quindi, corso del commercio. No, era a Baldoro centro. Però possiamo andarci direttamente da qui senza prendere traspec perché non è molto lontano. Ehi, spostati! Baldoro Nuova e poi scendiamo a Baldoro Centro. No! 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 Blu, no, please! Non sono pronto per tutto ciò! Oh mio Dio! Ma l'ultima volta ero andato... Ah! Via, via, via! Spostati, spostati! Non sono pronto! Rimonelli, rango S! Mamma mia, lui mi devasta! Mi devasta! Però mi piacerebbe poi averlo, ancora non siamo pronti. Grande. Facciamo così, mettiamo il remistrello. Perfetto, anche perché lui stesso me l'ha devastato. Ok, purificazione. Voglio vedere. Ok, il remistrello fa un ottimo lavoro. Ma perché questo? Ok. Dai, 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 prima che si sposti. Prima che si sposti. Proviamo a batterlo a questo punto, vai. A questo punto ci provo, ragazzi. A questo punto ci provo. Perfetto, furia zampettante non gli ha fatto nulla. Niente, è inutile anche che ci provo in realtà. Proviamo anche il suo. In realtà potrei anche utilizzare. No, è remistrello, ma what? No, 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 adesso ho la furia guerriera, vai subito con la pistola. Ora, pensate che mi farà mai la modalità nemico? No, mi farà la modalità amico alto, così adesso perdo, perfetto. Volevo fare l'altro, però vabbè, ormai sfruttiamo anche questo. Cioè, mi piacerebbe tantissimo avere questa modalità quando effettivamente voglio catturarli, però... Ok. Bene. Bene, ottimo. Mi fa piacere che... Mi fa piacere, ma... Vabbè, facciamo così. Per adesso no. Per adesso mettiamo lui. Ma me li shotta in un colpo, praticamente. È inutile. Adesso con la furia guerriera è troppo difficile. Mi sa che non ho chance. Non ho molte speranze. Anche perché non gli ho fatto niente. Si è impigrito. Facciamo invece così, dai. Facciamo così, mi serve Eremistrello. Ok. Signori, io non ci posso credere perché forse se riesco a colpirlo abbastanza volte lo batto. Non ci credo! Ho battuto Omblu! Non ci credo!
Non ci credo, l'ho battuto! Non ci posso credere, ho curato tantissimo, ho messo sempre qualcosa... Mamma mia, quanta esperienza! Oh mio Dio! E sono riuscito anche a fargli la pistola dell'amicizia, insomma, quello che è, quindi avremmo una minima possibilità, ma non credo mai. Ma oh mio Dio, l'ho battuto, infatti non ci siamo riusciti. Ma ripeto, oh mio Dio, sono riuscito a batterlo! Ragazzi, Eremistrello è una potenza. Io l'avevo sottovalutato, ma il fatto che aiuta Eremistrello è... Ah, qua c'è un traspec che non avevo sbloccato. Stavo dicendo, Eremistrello aiuta tantissimo perché blocca l'avversario, nel senso l'avversario non attacca. E quindi io posso perdere tempo e utilizzare più volte la pistola yokai, che al momento contro questi yokai molto forti è particolarmente utile perché fa tanto tanto danno se colpite bene. E quindi è fantastico. Allora, se riusciamo anche a ottenere Tomnian, tanta roba. Nyanburger, ne pio due per sicurezza. Tanto i soldi per fortuna non mi mancano qui sul gioco, quindi... Ok. Allora, possiamo andare di nuovo nel primo fiammocchio che troviamo, ovvero questo qui vicino. Ragazzi, ma che figata che sono riuscito a battere Omblu. Pio anche un sacco di esperienza, è davvero fantastico. Comunque, passiamo a Frake. Sì, passiamo a Frake. Cambia. Perfetto. Potrei anche darglielo forse con Luna, il panino? Non credo forse, perché la missione l'ho attivata con Frake, quella di dargli solitamente il cibo. E quindi direi che proviamo subito. Dai, eccolo lì. Mi hai portato uno di quei burger di Valdor, my friend. Ho già l'acquolina in bocca. Consegna. Allora, Tomnian, adesso ti ho portato tutto, my friend. Quindi questo è un hamburger di Valdoro. A me piacciono molto i panini di hamburger. Tu che ne dici? My friend, è davvero miaolizioso. Non immaginavo che anche a Valdoro si preparassero hamburger così buoni. Visto? Diresti che gli hamburger di Valdoro sono migliori di quelli americani? My friends, non esageriamo, meo. Non è appena detto che sono miaoliziosi? Beh, saranno anche miaoliziosi, ma non sono super miaolizioso. Se lo dici tu. What? Non mi credi? Alright, vi mostrerò io la vera cucina americana. Preparatevi psicologicamente perché tanta bontà vi farà andare matti. Addirittura. Dove è andato? Credo che gli hamburger abbia ferito il suo orgoglio americano. In effetti Stella Burger negli USA non è male. Ma io preferisco di gran lunga gli hamburger. Anch'io. No. Oh, magnifico. Un nuovo messaggio. Stavo dicendo che... non siamo riusciti. Dov'è il Kainet? Eccolo. Non siamo riusciti. Perfetto, non c'entra niente. Perché ho detto magari Tomnian gli ha mandato un messaggio. Comunque, non siamo riusciti a ottenere Tomnian, ma siamo andati avanti ovviamente con la nostra storia. E abbiamo battuto Omblu, ragazzi. Pazzesco. Ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto, pollice in su. In descrizione trovate il link per il mio Instagram e per acquistare la mia maglietta. Noi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Alla prossima, ciao!